Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Vita. Oggi siamo su In The Space Escape Room. Ultimamente pare vadano fortissimo le escape room su Steam, cosa che non mi dispiace, anzi magari in futuro ci farò anche una playlist, perché sempre più giochi stanno uscendo appunto con questa modalità che a me piace molto moltissimo. Questa non è in multiplayer, si gioca in singolo, è in versione già 1.0, ma esce il 28. Io lo sto registrando adesso non ricordo più che giorno è oggi, dovrebbe essere il 27, quindi uscirà domani e non so dirvi il prezzo, lo potrete valutare poi voi, insomma, quando uscirà, insomma, e valuterete il prezzo. Non lo conosco, quindi lo proviamo insieme. È in italiano, non mi lascia ben presagire delle cose positive, ho paura di una traduzione Google Translator, però vediamo. Ricorda la tua missione, devi indagare su quali esperimenti vengono eseguiti e ottenere prove sufficienti per incriminare questa società. Quindi stiamo esaminando una stazione spaziale, insomma. Siamo nello spazio. Mi ricordo, beh, facciamolo. Graficamente è realizzato in Unity. La grafica non è nulla di spettacolare, ma siamo qua. Quello dovrebbe essere il Giappone. Boh. Iniziamo a darci un'occhiata in giro. Ci sono già diversi puzzle, vediamo, texture slavate, qua c'è un altro gioco di cui però non so nulla. Allora, la stanza è questa, dobbiamo uscire di qua e quindi dobbiamo iniziare a dare un'occhiata alle cose che abbiamo qua. 10 più 4 più 4 21, quindi c'è qualcosa che non torna. Però qua vedete non ce lo dà come puzzle, mentre invece qui sì, quindi qui è soltanto un esaminare questa cosa. Qua c'è un puzzle, vediamo un attimo se qua possiamo risolverlo. Ah, ogni cosa ha una lettera, quindi bisogna... Ok. Vediamo se qui è giusto, qui è giusto. Vediamo se riusciamo a risolverlo in tempi brevi. Deve andare su di questo. Così, così e così e così. Tecnicamente l'abbiamo risolto e si apre un armadietto. Perfetto, abbiamo già risolto il primo. Un armadietto con all'interno un tasto. No, pulsante arancione. Perfetto, perfetto. Lo potremmo mettere qui, il pulsante arancione? No, non possiamo ancora interagire con questo. Non ho ben capito perché noi siamo partiti da qui. Cioè, noi siamo stati in questa capsula di ibernazione e ne siamo usciti adesso per smascherare ipoteticamente questa attività. Vedete, 10 più 4 più 4 21. E qua abbiamo un minigioco, credo. E qua abbiamo un consiglio, la possibilità. Vediamo come funziona. No, non abbiamo... Ah, aspetta, vedete che è uscito qualcosa? Ah, il fiore diviso 2. Soluzione. Praticamente sarebbe 5... 4 9 più 4 13. No, qua c'è qualcosa che non torna. Il fiore è diviso 2 e fa 5 5. Ok, questo invece è per 2. 8 8 16 più 5. Ok, il cuore è moltiplicato per 2. Il problema è che il quadri non sappiamo, quindi potrebbe essere diviso 3. Ipotizziamo il questo è diviso 2 e questo è per 2, quindi 20, 24, e questo facciamolo diviso 3, 24, no, aspettate, 20, 24, e questo diviso 3 fa 2, quindi 24, 26. Allora, vediamo se funziona così, 4, 2 e 20. Allora facciamo 4, 6 e 20. Ok, i quadri erano invariati.
Abbiamo preso una volpe, ok. Allora iniziamo a metterla qui magari. Abbiamo possibilità di metterla qui, la volpe, ok. Andrebbe disposta con un ordine logico. Però intanto vediamo se abbiamo altre cose che possiamo fare qui. Ah, qui ci dava 5 più 5 più 5, 15, ci sta. Abbiamo un altro indizio. E questi invece sono uguali. Ah, dovevamo vederlo, ma io sono andato a caso. Quindi questo è per 2. 8 più 7, 8 più 7, 15, più 4, 19, giusto? Perfetto, torna tutto. Qui invece abbiamo un pulsante che abbiamo trovato e quindi abbiamo tutti i pulsanti che possiamo posizionare nei vari punti che ci dice. Vediamo se è giusto. Qua non abbiamo suggerimenti da usare. Allora, a logica ce ne sono 3 per ogni riga. Quindi dobbiamo metterle nell'ultima e in quella in mezzo. Sto facendo le varie combinazioni, anche se in realtà secondo me non è così. Ci studieremo poi, perché sicuramente c'è una logica in tutto questo. Vediamo, abbiamo anche questo da fare. Questo probabilmente ci porta fuori dalla stanza e sarà l'ultimo gioco da fare. Qua abbiamo aperto praticamente tutto. Non c'è più niente, credo. No, ci resta solo questo. E basta. Beh, vediamo qua se intanto abbiamo modo di posizionare correttamente. Andiamo un po' a caso, perché non sono sicuro ci sia una logica. Ok, abbiamo aperto questa. Non so che logica fosse, perché primavera, questa che sembra una primavera o un autunno o un coniglio. E le nevi, no, non avevo una logica. Comunque abbiamo aperto questo, che dovrebbe essere un indizio. Novità nell'inventario. Allora vediamo un po'. Con I apriamo l'inventario. Mostrare la nota 001. È vuotata magari. No, onestamente la nota io non la capisco. Quindi a questo punto, in questa prima stanza, che vorrei concludere almeno in questo video, abbiamo questo pannello e questo. Però qua sembra essere 1, 2, 1, 2, 3. No, però 0, 0, 1, no, non capisco. Adesso vediamo se mi darà un aiuto. Ma io credo, li possiamo mettere anche qua. 1, 2. Ce ne sono tanti, Diario. Inventario. Sì, nel diario non abbiamo niente. Beh, intanto non lo so.
non saprei. Mi prendo un po' di tempo e cercherò di risolvere gli enigmi restanti. Stavo pensando, e se fosse una sorta di sudoku, perché l'ho provate un po' tutte. Quindi, praticamente, qua deve essercene uno e ce n'è già uno. Qua devono essercene quattro, qua devono essercene tre. E qua quattro e due. Quindi, tecnicamente, iniziamo a riempire quelli che sono praticamente 5. 5 e 5. 5 e 5. Qua devono essere 4. Quindi proviamo a ipotizzare di metterle così. 4. E qua devono essere 3. E qua 4. Quindi 1, 2, 3 e 4. Allora, 5, 5. 1, 2, no, 1, 1, 1, 1, 1 solo, quindi 1 c'è già per forza da lì sotto, quindi qui potrebbe passare qua. Questo deve essercene 1, quindi sicuramente, mannaggia, 2, 2, giusto. Però qua 3, quindi proviamo a metterla qui. Questa, 1 è di troppo, 4, 3, qua ce ne sono 4, mannaggia. C'è qualcosa che non torna. 5, 5 giusto. Qua deve essercene uno, quindi toglielo. E ce n'è uno. 4, 4, qua 4. Quindi magari, aspettate, non posso levare questo. Lo metto qui. Quindi qua 2. Allora 5, 5, 1, 3. Qua uno di troppo. Metto di qua. Eccolo! Ok, questo dovrebbe essere l'ultima soluzione. Ci ho messo un po' a capire, in effetti, ma non lo so, perché anche a fronte di questa cosa trovata qui non ho idea di cosa... Allora. Allora. Qua c'è un altro enigma, che è quello delle lettere. Bisogna capire come fare. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J... E poi le ultime quattro così. Bisognerebbe capire se magari questo ha in qualche modo qualcosa a che fare con questo. No, non lo so. Adesso provo a risolverlo. Perché le lettere presenti su questo... A, L, C, V, Z... Non lo so, proviamo. Allora, potrebbe essere, dopo che ci ho perso parecchio tempo, che questo, che per forza deve essere legato a quello, potrebbe essere... Vedete che ci sono delle linee che ci fanno capire un po' il... Ad esempio, ci sono due L, uno con un puntino, uno con un O, un quadrato e una C al contrario e poi una L. Quindi, se fosse la... Allora, vedete... La prima è la L, quindi questo, quindi o la A o la B. Qui c'è un puntino sull'altra, quindi magari, allora, B, iniziando, BA, al centro, senza puntini, senza puntino avevamo preso la A. Poi la C è questo, senza puntino, la L è di nuovo... Questo, il cerchio, la I e la C è questo. Potrebbe anche essere, adesso farò dei tentativi. Ok, dopo qualche prova ho capito. Il puntino praticamente è l'assenza, diciamo, cioè il puntino, dove non c'è il puntino è la A. Vedete, così era la A, perché il puntino era sulla B. Quindi il puntino è il contrario. Quindi a logica, ho fatto tutte le mie prove. Sì, ma questo era fuori di testa. Abigail? Who the hell is Abigail? Ok, si apre e si va oltre. Si apre e si va oltre, cioè si va nella seconda stanza dove ci saranno
presumibilmente altri enigmi, tra cui un numero con un timer, un forziere con un timer, con un anche un keypad, anche qui, e basta. Bisogna guardarsi molto molto intorno, ma in realtà qua io indizi onestamente non ne vedo. Qua c'è un altro gioco dove manca qualcosa, perché manca una levetta che sicuramente sarà all'interno di questo. Don't leave anything loose, non lasciare, diciamo, non stretto niente. Va bene, il gioco non è senz'altro semplice, è penso uno degli escape room più difficili che abbia provato, perché comunque bisogna far andare parecchio la testa. Per gli amanti di questo genere di giochi sicuramente lo consiglio, non so dirvi a che prezzo, però potrei ipotizzare, non lo so, un 10 euro, 15 proprio, se va a 15 però è solo per appassionati secondo me. Fatemi sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti e noi ci sentiamo un prossimo video gameplay. Alla prossima ragazzi e ciao ciao!